Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla. Come i pini di Roma, la vita non li spezza. Questa notte è ancora nostra. Sono più di 400 i maturandi Pelini alle prese con l'esame di Stato. Quella che sta per cominciare per loro è la notte prima degli esami, quella notte che accomuna intere generazioni di studenti sotto la colonna sonora di Antonello Venditti. Notte di pizze fredde e di calzoni, ma soprattutto di lacrime e preghiere. La notte che nella vita non si dimentica. Domani la campanella torna a suonare per 431 studenti, 211 dell'Istituto di Istruzione Superiore Ovidio, 68 liceo classico, 25 liceo artistico e 118 liceo Vico e 220 circa del polo scientifico tecnologico che comprende il liceo scientifico Enrico Fermi, gli istituti tecnici del De Nino Morandi e l'ITI di Pratola Peligna. Alle 8.30 di domani 21 giugno avrà inizio la prima prova, quella del tema d'italiano, con i maturandi che saranno chiamati a scegliere tra quattro tracce: l'analisi del testo di un brano di prosa, di poesia, di un autore italiano, il saggio breve o l'articolo di giornale, il tema storico o quello di attualità. Per giovedì invece è in calendario la seconda prova scritta con materie diverse a seconda dell'indirizzo di studio: latino per il liceo classico, matematica per lo scientifico, solo per citare le principali. La terza prova si svolgerà lunedì 26 giugno. Le materie oggetto delle domande del cosiddetto quizzone sono scelte dalle singole commissioni che potranno avvalersi di una serie di tipologie diverse, come la trattazione sintetica degli argomenti, i quesiti a risposta singola o quelli a risposta multipla o ancora lo sviluppo di progetti. Poi sarà la volta degli orali prima delle meritate vacanze. In bocca al lupo a tutti i maturandi, Pelinni e non. Notte prima degli esami, notte di polizia, certo qualcuno te lo sei portato via.